Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Entrano nel vivo gli stati generali della cultura e continua il lavoro della commissione del Consiglio regionale su questo tema, presentata la seconda fase che sta per iniziare, quella del confronto, che prevede incontri con gli operatori degli spettacoli dal vivo. I dati sostanzialmente confermano e testimoniano la rilevanza economica di questo settore, un settore che complessivamente in Toscana assorbe 65.000 lavoratori e i dati appunto confermano che è un settore che esprime una domanda di lavoro qualificato, prevalentemente diciamo, di giovani e soprattutto diciamo, di laureati. I dati naturalmente segnalano molti aspetti in chiaro, alcuni anche diciamo, da monitorare e da richiedere l'attenzione diciamo, delle istituzioni pubbliche relativamente ad esempio alla questione diciamo, della soddisfazione salariale dei lavoratori, però c'è da dire che da questo punto di vista è anche vero che i lavoratori stessi che sono stati intervistati dichiarano come non disponibili e desiderosi di rimanere a lavorare in questo settore. È un settore, una professione questa che consente anche una buona conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro. Naturalmente le organizzazioni hanno bisogno diciamo, dell'attenzione del comparto pubblico, hanno bisogno di finanziamenti e del sostegno pubblico, non solo finanziario, e appunto una iniziativa come questa è, come dire, propedeutica a stabilire una relazione importante di ascolto e di confronto con un mondo che, ripeto, contribuisce al 4% più o meno dell'occupazione toscana e che attiva tramite la spesa culturale delle famiglie, la spesa corrente della pubblica amministrazione, la spesa di investimenti pubblici e privati, circa più di 2 miliardi di PIL, 2,4 punti di PIL regionale, che è una cifra tutt'altro che trascurabile e quindi significativamente importante da un punto di vista economico. Poi ci sono tutta una serie di altri vantaggi non economici che sono molto importanti, comunque altrettanto importanti associabili alla cultura, perché la cultura contribuisce anche alla formazione di una coscienza, diciamo così, una coscienza di luogo, c'è cioè la coscienza di classe, ma c'è anche una coscienza dei luoghi. Ogni territorio non è solo uno spazio geografico, è un insieme, un coacervo di interessi, di relazioni, di rapporti sociali, di comportamenti, di usanze, che la cultura contribuisce a definire e facendo così contribuisce all'identità dei luoghi. Se non si hanno solo a cuore quindi le realtà urbane principali, ma anche le realtà minori che comunque rendono ricco il tessuto sociale di questa regione, ecco che un'offerta culturale adeguatamente distribuita, che è una delle caratteristiche diciamo, della politica regionale di questa regione, è un elemento importante per effettivamente contribuire a questa identità dei diversi luoghi della Toscana. E infine c'è un importante contributo della cultura, può giocare il ruolo del welfare, che è un ambito, quello del welfare culturale, in crescita e che può contribuire in modo significativo al benessere psicologico e alla qualità della vita non solo dei soggetti svantaggiati ma anche dei loro familiari. Annunciamo i primi risultati, una prima lettura che IRPET ci offrirà dei dati emersi dai questionari, ma siamo anche qua poi per annunciare la seconda fase, la fase in presenza degli stati generali, dove in numerosi incontri ci confronteremo con tutti gli operatori, chi ha già partecipato alla piattaforma, chi si vorrà aggiungere, per discutere insieme delle sollecitazioni che emergono da questi dati, sul fronte del lavoro, della programmazione, degli investimenti in campo culturale, della disseminazione e dislocazione sul territorio delle iniziative, insomma. Vogliamo costruire insieme agli operatori e ai protagonisti del mondo della cultura, a partire dalle informazioni preziosissime che i questionari ci hanno dato, il futuro delle politiche culturali in Toscana. È un settore strategico, lo riveleranno i dati che abbiamo raccolto, ancor di più di quanto potessimo immaginare. È un settore di occupazione giovanile, di occupazione femminile, che ha bisogno di strategia e di sviluppo e che in una regione come la Toscana non può essere protagonista. Quindi grande
attesa e anche soddisfazione perché al di là di coloro che hanno risposto ai questionari, oltre 1000 persone si sono registrate sulla piattaforma, hanno svolto le diverse attività e molti di loro hanno fatto i questionari e hanno contribuito a creare questa messe di dati molto importante e significativa. Il primo appuntamento sarà il 1° dicembre e si svolgerà a Livorno con l'organizzazione dei promoter della Toscana e avrà per oggetto la musica dal vivo, il Love Club e i concerti organizzati da questi operatori, molto preziosi anche per l'indotto economico che generano queste iniziative. Noi ci arriviamo come Fondazione Sistema Toscana, quindi in un ruolo di affiancamento dell'istituzione regionale che ci ha chiesto di cooperare alla ricerca e alla messa a terra di dati, di numeri, di volti anche della dimensione culturale della regione, di tutti gli operatori culturali che hanno bisogno di un raccordo stretto e costante con la dimensione istituzionale. Gli stati generali sono stati pensati per questo, per raccogliere appunto dati e carte d'identità di tutti gli operatori di questo settore, per rispondere alle domande che questo settore ovviamente spinge a fare verso le istituzioni culturali e che dovranno essere poi tradotti in interventi normativi. Lo abbiamo fatto tenendo conto di due aspetti. Il primo, quello di cercare di fare domande che fossero pertinenti e soprattutto che non fossero rivolte solo a operatori già qualificati, già inquadrati, già accreditati. E il secondo è spingere le istituzioni regionali a disciplinare i nuovi settori di intervento nell'ambito culturale, sapendo di avere a che fare con degli operatori complessi. Si parla di impresa culturale per cercare di valorizzare la parte imprenditoriale che c'è nella dimensione culturale, però non dobbiamo dimenticare che molti operatori sono operatori del terzo settore, associazioni in particolare, che hanno quindi bisogno di sentire al proprio fianco le istituzioni in modo molto più significativo di coloro che sono già avviati, ecco, nel settore. Abbiamo cercato di lavorare tenendo conto di questi indicatori. Gli Stati Generali della Cultura sono un momento molto importante di verifica rispetto agli operatori, a coloro che nella cultura si adoperano per sviluppare il senso organizzativo che costituisce il nostro teatro e spettacolo dal vivo, le nostre biblioteche, i nostri musei, per poter insomma verificare come dopo la pandemia la cultura ritrova se stessa, e sappiamo che è stato uno dei settori più sacrificati, del resto il distanziamento sociale non favoriva l'affluenza ai luoghi della cultura e conseguentemente molto si è perso anche rispetto a quello che erano le programmazioni di iniziative, ma con altrettanta passione e entusiasmo, perché la cultura è questo, è motivazione a se stessi e alla società per un mondo migliore, conseguentemente abbiamo visto una ripresa che è davvero di grande efficacia. Quindi dobbiamo registrare i suoni, capire dove la regione può essere più accanto alle istituzioni culturali, ai vari gruppi, ai vari operatori. Dobbiamo capire se ad esempio con la richiesta che noi facciamo di una autonomia differenziata sui beni culturali possiamo organizzarci anche nella sinergia fra il pubblico e gli operatori che la cultura la vivono con la propria imprenditorialità privata. Dobbiamo cogliere il senso della domanda culturale di una regione particolarmente turistica e quindi che associa la cultura all'attrazione turistica, qual è la Toscana. E dopo un'ampia campagna di consultazioni che ha coinvolto con adesione ai forum più di 1000 persone, ecco che possiamo partire il 1° dicembre con un lavoro che, partendo da Livorno, poi coinvolge tutte le città della Toscana. La mia impressione è molto positiva, hanno lavorato tutti, come ha detto la Presidente Giachi, lei in primis. Anche noi della Commissione ci siamo dati da fare su vari territori per promuovere proprio gli Stati Generali della Cultura con tutte le persone che conoscevamo, enti pubblici, privati, eccetera. Niente, mi sembra che la Toscana, per la Toscana la cultura è strategica e quindi ha bisogno proprio di una revisione per arrivare a poter programmare meglio tutte le varie attività, quindi giungere a delle proposte di legge probabilmente che riusciranno in qualche modo a
dare delle linee politiche proprio per poter programmare meglio e quindi aiutare tutta la Toscana a essere veramente la regione della cultura. Io credo che dobbiamo rendere onore alla Presidente Giachi per questa iniziativa degli Stati Generali della Cultura, perché per la Toscana è veramente una cosa importante. Noi tutti sappiamo quanto è il valore di questo settore per la Toscana, ma sappiamo anche quanto tutti gli operatori dell'ambito culturale soffrano di una endemica mancanza di certezze, di una retribuzione molto spesso inferiore alla loro preparazione, e questa iniziativa volge soprattutto in questa direzione, nel cercare delle soluzioni che tolgano a questo mondo la fondamentale precarietà di cui attualmente è caratterizzato. In Consiglio regionale si parla di enogastronomia e l'occasione è la presentazione della prestigiosa guida Osterie d'Italia 2023, manuale del mangiar bene curato da Slow Food. Quella presentata a Firenze è la 33esima edizione di Osterie d'Italia e celebra le eccellenze dei nostri territori, premiando locali che con impegno, fatica e passione ne fanno il loro tratto distintivo. Io sono contento, davvero felice di poter ospitare questa presentazione qui a Firenze, in Consiglio regionale. Ci sta un po' tutta l'idea di Toscana, la Toscana del mangiar sano, la Toscana della cura dell'ambiente, dei prodotti enogastronomici locali. Ci sta il sudore e la fatica di tante donne e di tanti uomini che portano in alto il nome della nostra regione. È bello sapere che oggi qui ci sono anche 5 delle 6 nuove chiocciole della Osterie Slow Food 2023. È un connubio forte, è un connubio che tiene insieme il buon cibo, l'arte, la cultura e soprattutto la persona, perché ogni volta che si va in un'osteria toscana ci si sente come a casa. La guida Osterie Slow Food d'Italia arriva alla sua 33esima edizione. La Toscana è la più rappresentata all'interno della guida, sia per le chiocciole che sono state attribuite alle osterie toscane, sia per le osterie che sono poi inserite nella guida. Quindi è un motivo di grande orgoglio essere qui a presentare oggi questa guida, perché chiaramente Slow Food è un'eccellenza nel mondo enogastronomico e rappresenta anche una lungimiranza, perché quello che oggi è il valore territoriale delle aziende e dei prodotti locali, Slow Food lo rappresenta appieno, e quindi siamo veramente orgogliosi di poter presentare oggi la guida qui in Consiglio regionale della Toscana. La guida Osterie è una guida in continua evoluzione. Quest'anno abbiamo prima di tutto rimpinguato il nostro gruppo di collaboratori, siamo 22 collaboratori. Per quanto riguarda invece le osterie, appunto, abbiamo introdotto anche dei nuovi premi. C'è un premio al bere bene, che consiste in tutte quelle osterie che si impegnano non solo nell'avere una buona carta dei vini, ma anche nell'offrire della birra artigianale, dei distillati, tutte quelle, diciamo, bevande selezionate con cura. Abbiamo in Toscana, come diceva Gianmarco, il maggior numero di chiocciole di tutta Italia, e quest'anno, presenti oggi alla presentazione ufficiale, 6 nuove chiocciole che hanno appunto rimpinguato il numero delle chiocciole toscane, che sono 27. Parla di osterie che del concetto è a Slow Food di osteria, quindi non intendiamo l'osteria con la tovaglia bianca e rossa o con il fiasco ancora impagliato, ma è un'osteria moderna, un'osteria dove l'accoglienza è al primo posto, poi il buon cibo che deve essere buono, pulito e giusto. C'è molta Toscana, è la regione più rappresentata in Italia, e quindi abbiamo un numero di circa 140 osterie, e una trentina di queste osterie sono chiocciolate. La chiocciola per noi è il simbolo di prestigio dell'associazione, cioè sono quelle osterie che hanno insieme tutti i loro requisiti che noi come Slow Food cerchiamo. E oggi, fra l'altro, abbiamo le 6 nuove chiocciole della guida di quest'anno. Regione Toscana, il Consiglio regionale.